Buongiorno amici di Caravana, anzi buonasera perché sto registrando questo video che sono ormai le 7:30 di sera. Anche perché mi scuso se non ho avuto tempo di fare video, ma questi giorni sono stati abbastanza impegnativi. Allora, volevo farvi questo video per mostrarvi la novità in assoluto della casa McLewis che è stata presentata in fiera. Una serie, diciamo, base della McLewis, appunto la serie 200. Però, prima vi faccio vedere la sigla. La serie 200 è stata pensata per posizionarsi nella fascia di prezzo dai 50 ai 55.000 euro. Dipende molto a seconda, come sempre, dei modelli e soprattutto degli accessori. Il mezzo che voglio esporvi, farvi vedere in questo momento è pronto, cioè è disponibile in pronta consegna ed è l'MC4 273. È un profilato da 7,40 m con i letti gemelli. Caratteristica principale e novità di quest'anno della serie 200 è la presenza della porta XL, quindi una porta molto più larga che è piaciuta molto e solitamente si trova nei veicoli magari tedeschi. Da quest'anno anche la McLewis, che è italiana, ha la porta XL per la serie 200. La 300 e l'800 è rimasta invariata. Altra caratteristica che sicuramente apprezzerete è il garage. Infatti, ci saranno dei garage XXL con una portata di fino a 300 kg. Però, bando alle ciance, vediamolo insieme. E quindi benvenuti in questo bellissimo McLewis MC4 273. Come vedete, al primo occhito è cambiato lo stile interno, è rimasto sempre questo mobilio chiaro, però con un bellissimo contrasto con un legno scuro, molto caldo. Qui vediamo il tavolo, il tabilo è possibile traslarlo, quindi spostarlo, ma non ha prolunghe, quindi la dimensione non varia. È comunque una dinette che volendo in 5 persone ci si sta comodamente. Questo veicolo è montato su una meccanica Ducato 2003 di base 120 cavalli con la possibilità di acquistare l'optional del 140, del 160 o del 180. Climatizzatore e cruise control è di serie, quindi lo troviamo già sul veicolo. Dimenticavo, lo stivaggio comunque in cabina non manca. Come vedete qui la nuova porta della serie 200, una porta XL con la pattumiera. Sopra, come al solito, troverete la centralina e il comando della stufa, in questo caso una stufa combi a gasolio. Di base nasce con la stufa a gas. Vicino c'è la predisposizione per la TV e un frigorifero trivalente 142 litri. Con scelta automatica. Qui lo vediamo, appunto all'interno c'è anche la celletta Fritz, quindi per portare appunto tutto quello di cui avete bisogno, e la novità è il cassetto per le bottiglie. Infatti parecchi si lamentavano della impossibilità di portare le bottiglie, ora con questo frigo potrete tranquillamente farlo. Qui troviamo una bella cucina L, hanno con due fuochi ben separati e hanno lasciato parecchio spazio da piano d'appoggio, che quindi per parecchi potrà essere un lato sicuramente positivo. Nella parte superiore troviamo un bel mobiletto, quindi per lo stivaggio, e anche nella parte, ecco, scusate, qui volevo farvi vedere le nuove luci che sono montate sulla serie 200. Nella parte inferiore il cassetto con il cassetto delle posate e un altro mobiletto che appunto diciamo per lo stivaggio. Come al solito invece dalla parte destra troviamo altri due pensili che si possono appunto riempire con pentole e tutto il necessario. Come vedete anche qui la cucina L ha un parecchio spazio. Sopra troviamo il letto basculante, le misure sono 1,90 m per 1,23 m nella parte più larga e 1,03 m nella parte più bassa, più corta.
È possibile ordinarlo anche senza basculante, lui di serie ha il basculante, ma si può ordinare senza. Il letto è un letto con le doghe, con un bel materasso ed è elettrico. Troviamo sopra l'oblò. Quindi è un veicolo che arriva ad avere anche 5 posti letto. Passando invece nella parte posteriore, vediamo due bellissimi letti gemelli. I letti gemelli hanno sempre il lato positivo che nel caso in cui delle due persone deve scendere di notte, non ha bisogno appunto di scavalcarsi. I due letti sono entrambi da 2 metri per 80 m. Sotto troviamo gli armadi, in questo caso si può anche accedere da sopra, quindi che secondo me è un po' più comodo perché riesco a, diciamo, vedere bene tutto quello che ho nell'armadio. Rimane comunque la possibilità di accedere anche da sotto con il classico sportello. C'è anche presente un altro vano per eventualmente le scarpe o per altro. Però i due letti gemelli, volendo, si possono unire in un unico letto matrimoniale davvero davvero grande da 3 posti. Quindi, eventualmente, se avete la necessità di avere un letto un po' più grosso, in questo mezzo non avete problemi. È presente anche una porta plissettata per, diciamo, divisoria per la zona giorno, zona notte. Ma non solo, lo potete utilizzare anche insieme alla porta del bagno per creare una bellissima zona bagno. Quindi, ad esempio, quando dovete farvi la doccia, non rischiate di bagnare ovunque perché è tutto vincolato, diciamo, alla zona bagno. Qui troviamo la doccia, una doccia bella ampia, bella spaziosa, con il proprio, diciamo, funghetto sopra per i vapori. Come vedete ha uno scalino perché appunto c'è il passaruota. Davanti vediamo il bagno, un bagno classico, bellissimo con la finestra. Ha un bel pensile appunto per mettere tutte le nostre cose di cui abbiamo bisogno e una presa 220. Ma non è l'unico pensile perché è sempre presente anche il mobiletto del bagno sotto. In questo caso vediamo che c'è anche il portacarta igienica, ma se non vi va di averlo lì al chiuso potete anche metterlo all'esterno. Illuminazione ovviamente tutta a LED. Allora, cosa ne pensate? Vi piace il colore interno? Vi piace questa modifica sul, diciamo, inserendo questi dettagli marroni? Come al solito, ne parlate insieme. Altra cosa, se volete sempre rimanere aggiornati sia sui nuovi arrivi, sia su magari qualcosa inerente al nostro mondo, seguiteci anche su Instagram, ci trovate come Caravan Lange Viaggi. Perché video magari non ho tempo di mettere, però le storie su Instagram ogni tanto qualche foto, qualche dettaglio, assolutamente sì. Oppure sulla nostra pagina Facebook Caravan Lange. Tornando al veicolo, come vi dicevo, mezzo da 7,45 m. Le misure esterne sono 7,45 m x 2,35 m, quindi un veicolo abbastanza nella norma. L'altezza è di 2,95 m con le ruote da 15. Ricordatevi sempre che se prendete ad esempio le ruote da 16 o il pack travel, che ha il cerchio in lega da 16, l'altezza aumenta. Anche se ovviamente mettete tipo antenne TV o altri accessori. È presente due letti gemelli con un garage molto ampio con apertura da 1,15 m x 95 m, entrambe aperture, scusatemi, e quindi sono un garage perfetto anche per portare un motorino, biciclette elettriche e quello di cui necessitate. Il prezzo di listino base siamo a 51.140, sulla quale potete inserire diversi pack. Ad esempio c'è il pack 200 che ha il 140 cavalli, il tetto panoramico e altri optional che hanno costo di 1.350, il pack travel o pack expo. Vi invito a vedere sul nostro sito www.caravanlange.it, c'è tutto l'elenco di cosa è già presente nel nostro veicolo in pronta consegna. Quest'anno è un periodo molto particolare, come immaginerete. È finita, diciamo, quasi tutta la disponibilità. Quindi mi raccomando, se vi interessa il veicolo, noi questo è in pronta consegna, quindi vi aspettiamo.
Come su tutti i Mecluse, la struttura, quindi pareti, pavimento e soffitto, è costituita da una parete che si chiama SEA. È una parete che ha uno strato di vetroresina, styrofoam e vetroresina, quindi ha un'alta coibentazione, pur essendo resistente, pur essendo molto resistente e leggera. E assolutamente non ha legno, quindi il pericolo di infiltrazione nella parete non c'è. È ovvio che, dato che ha una garanzia di 5 anni con l'impermeabilità, è consigliato fare i tagliandi, più che tutto perché l'acqua potrebbe entrare dalle sigillature, ad esempio dalle finestre o altro. Quindi mi raccomando, comunque fate il tagliando. O comunque non volete farlo ogni anno, l'unica cosa, vi decade la garanzia. Però un tagliando nei primi 5 anni appunto vi potrebbe risolvere diversi problemi. Vi dicevo, il riscaldamento di serie è a gas, si può avere quella a gasolio, basta ordinarlo, ad esempio sul nostro veicolo in pronta consegna è già presente il riscaldamento alla combi 4000 a gasolio. Su questi veicoli si può ordinare davvero diversi optional che quindi troverete tutti nei cataloghi. Se volete il catalogo, ho la possibilità anche di mandarvelo via email. Basta che mi scrivete all'email amministrazione.caravanlang@gmail.com, così vi girerò il formato PDF del catalogo. Quest'anno per più un catalogo molto molto bello, non so se l'avete visto, è molto carino, a me piace molto ed è presente, ovviamente sono presenti tutti gli optional, quindi se avete bisogno contattatemi, non ho alcun problema a girarvelo. Dovrei aver detto tutto, come al solito se avete domande scrivetemi qua sotto. Per il resto ci vediamo sui vari social, ci vediamo al prossimo video e buona serata. Ciao a tutti.